Parole magiche. Ciao Pocoyo. Ciao. Potresti dirmi a che cosa stai giocando, Pocoyo? Mattoncini! Mattoncini? No. Io credo che Pocoyo stia giocando con... Aspettate, forse sono davvero mattoncini? Bene, anche con i mattoncini ci si diverte! Guardate tutti! Pocoyo ha costruito un bellissimo e altissimo... Orologio! Oh, ma è proprio strano questo orologio! Ora sì che ragioniamo! Un sonnellino all'ombra di un magnifico e frondoso... frigorifero! Oh, cosa vedono i miei occhi, Pocoyo? Ci vorrebbe davvero una bella merenda! Vorresti preparare un sandwich? Ottima idea! Per prima cosa prendi una fetta di... pane! Dopo metti una fetta di... formaggio! Deve essere così buono questo... Se non puoi mangiare il sandwich, almeno puoi suonare il banjo. Sigolo! Oh, finalmente! Non esiste cosa più divertente del... Sono d'accordo con te, Pocoyo. Poniamo fine a tutta questa confusione. Bicicletta! Adesso ho capito tutto! Nina sta giocando alle parole magiche! Oh!
bene, Pocoyo! Una festa! Forse manca qualcosa? Pato scatto. Ciao, Pocoyo. Ciao, Ellie e Ronfottino. Ciao. Che cosa state guardando? Ah, certo, fotografie. Molto carine. Molto bella questa, Ronfottino. Ma chissà chi mai l'avrà scattata. Ah, Pato, ma certo. Le hai scattate tu queste belle foto. Bene, non voglio interromperti. Ti vedo molto, molto preso. Ah, Pato ha altre foto da farvi vedere. Chissà cosa avrà fotografato. Certo, fiori! Non avevo dubbi. Proprio così. Pato ha ancora altre foto di fiori da farvi vedere. Uffa! Oh, sono tutte uguali queste foto di fiori! Basta fiori! Pensavo, perché non provi a fotografare qualcosa di diverso, Pato? Qualcosa di un po' meno, diciamo, floreale. Qualcuno di voi può suggerire a Pato cosa o chi potrebbe fotografare al posto dei fiori? I suoi amici! Pocoyo, Ellie e Ronfottino! Esatto, i suoi amici! Grandissima idea! Deve essere tutto perfettamente a posto! Ehi voi! Ma che aria seria avete tutti! Qualcuno di voi può dire ai nostri amici come possono rendere la foto un po' più gioiosa? Sorridete! Sorridete! Esatto! Fate tutti un bel sorriso! Svelto Pato, mettiti anche tu nella foto! Fermi così! Ecco, bravi! Sì! Sta per scattare! Ops! Non è esattamente la foto perfetta che avevi in mente, vero? Buono, buono, Pato, calmati, su! Lo sappiamo che quella foto non è venuta come volevi tu, ma ci puoi sempre riprovare, no? Oh, così è perfetta! Oh, Ellie ha dimenticato qualcosa. Il profumo? Ah, sì, certo. Vuoi essere assolutamente profumatissima nella foto? Pronti? Oh, no! Su, Pato, gli è proprio scappato. Andiamo, il profumo ha fatto starnutire Ellie. Hai deciso di riprovarci. Bravo, così si fa. Guarda, ho l'impressione che i tuoi amici si siano divertiti a prenderti un po' in giro facendo smorfie alle tue spalle, Pato. A Pato non piace affatto nemmeno mezza di queste foto. Oh no. Oh, ecco, così dovrebbe venire bene. Non c'è in giro nessuno che possa disturbare. Povero Pato, sei arrabbiato, lo so.
Così viene una foto fantastica! No! Guarda! Un'altra! Un'altra! No! Ehi, anche questa sarebbe magnifica! Guarda! Forse avete esagerato un po' con scherzetti e dispetti. Come possiamo aiutare Pato per far sì che le sue foto vengano bene? Un tappeto rosso. Ci sarà un evento speciale. Coraggio, vai a dare un'occhiata, Pato. Una mostra fotografica. Oh, che splendide foto artistiche. Ma guardale, fiori e amici. Caspita, questa è uno spettacolo. Sì, Pato, è una foto senza paragoni. E tu ne sei l'autore. Su, ditelo a Pato che i suoi amici apprezzano le sue foto. Sì, gli piacciono le tue foto. Sì, le adorano. Evviva Pato, evviva queste foto meravigliose. Ciao ciao, alla prossima. Turisti dallo spazio. Ciao Pocoyo. Ciao. È un bel giorno oggi, vero? Pocoyo, il piccolo alieno vuole farti una foto. Bellissimi fiori, Pato! Ehi, il tuo giardino ha degli ammiratori! Realistico. Tutto bene con la danza classica, Ellie? Sì, sciogliere i muscoli è importante. A quanto pare hai dei nuovi fan! Quanti alieni abbiamo visto oggi, vero Pocoyo? Vogliono farsi una foto con il sandwich. Thank you.
ma ti cotti cotta, coia crasi cotta, a ti crasi cotta, di piccata la tassa di osso, 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 È arrivato il momento per gli alieni di tornare al loro pianeta. Dice che vi ringrazia di tutto. Avete passato una bella giornata? Sono proprio felice. Ellie dice che siete sempre i benvenuti. Magari non proprio tutti insieme la prossima volta. Giusto! Vuoi dar loro uno spuntino per il viaggio di ritorno? Carino da parte tua, Pocoyo! Ciao ciao a tutti! Ciao, Pocoyo! Ciao! Oh, cosa hai in mano? Fa le foto! È una bella macchina fotografica. Fantastico! Cos'altro sai fotografare con il tuo apparecchio? Ci deve essere qualcos'altro che sai fotografare. Hai trovato qualcosa? Sapete cosa fotograferà Pocoyo? Mela! È una mela! Sì, una mela! Ed è una cosa molto carina da fotografare! Mela! E le foto? È vero, Pocoyo! La macchina fotografica non c'è più! Cosa può esserle accaduto? Foto? Guarda, Pocoyo! È la foto di un piede rosa! La persona che ha preso la macchina ci ha lasciato un indizio per giocare con noi. Se scopriamo chi ha fatto la foto, troveremo chi ha la macchina fotografica. Di chi sarà quel piede rosa, Pocoyo? Lula! Eccola!
Ciao Lula! Brava Lula! Ti sembra lo stesso piede, Pocoyo? Che ne pensate voi? È lo stesso? No! No, neanch'io lo penso. È un vero mistero. Pocoyo, guarda! È un'altra foto! Bene, bene, si fa più interessante. Ruote! Sì, sono ruote, certo. Ma chi? Pato! Giusto, Pocoyo! Pato sta andando sullo skateboard. Ruote? Che ne pensi, Pocoyo? È la stessa? E voi che cosa ne dite? Pensate che sia la stessa? No, non è la stessa! Oh, caspita! Lula non ha la macchina fotografica e neppure Pato! Infatti, e ricordo di aver già visto da qualche parte uno zaino blu molto simile. Ricordi qualcuno che ha uno zaino blu come quello, Pocoyo? Non cedere, Pocoyo! Magari se riguardiamo le foto possiamo arrivarci. Vediamo... un piede rosa... un monopattino e uno zaino blu. Chi conosciamo che abbia un piede rosa, vada sul monopattino e abbia uno zaino blu? Potete aiutare, Pocoyo? Quale dei suoi amici pensate abbia la macchina fotografica? Ellie! Ellie! Sì, credo che tu abbia ragione, Pocoyo. Ellie ha lasciato questi indizi. E lei ha la macchina fotografica. Andiamo a cercarla? Evviva, Pocoyo! Hai scoperto chi aveva la macchina fotografica! Bravo! Pocoyo? Ellie stava solo giocando! E ora una foto tutti insieme! Ottima idea! Sorridete? Questo è ciò che si dice una foto. Ciao, alla prossima! Rock and roll! Ciao, Pocoyo! Ti piace il rock? Oh,
forte! Ora sì che siete una rock band! Facciamo una foto del gruppo. Chi è il leader? Una foto del gruppo come si deve. Bravissima, Ellie! Ora tutti sapranno che farete un concerto. Anche Nina fa la sua parte. Molto bene, Pocoyo! È il momento del grande concerto! Tutto esaurito! Bene! Vedo che almeno vi è rimasto un fan! Molto meglio! Questo sì che è rock and roll! Ciao! Le vacanze. Ciao, Pocoyo! Sono contento di vederti! Ciao! Dove sei stato in queste ultime settimane? Sì, ho capito! Sei stato in vacanza! Sono sicuro che non vedi l'ora di dirlo ai tuoi amici. Ecco qui Pato! Anche lui è appena tornato dalle vacanze. Tu e Pocoyo avrete molte cose da raccontarvi. E anche tu, Ellie! Le vacanze sono finite per tutti. È il momento di tornare a vedersi. Ah, finalmente a casa! Che bello, di nuovo insieme! C'è anche Ellie, molto bene! E c'è anche Ronfotto! Bene, allora raccontateci che cosa avete fatto in vacanza. Chi vuole iniziare?
stato? Oh, certo, sei stato al mare. Hai fatto un castello di sabbia. Poi sei andato a pescare. Come dici? Hai pescato un pesce più grande? Ancora più grande? Di più! Enorme! Adesso tocca a Ellie. Tu sei stata sulla neve. Molto bene, raccontaci. Hai conosciuto nuovi amici. E hai fatto un pupazzo di neve. Wow, com'è grande! Hai anche saltato con lo snowboard. Che divertimento! Come? Saltavi più in alto. Così in alto? Saltavi così in alto che avevi il tempo di leggere, di fare yoga e addirittura di prendere il tè con gli amici. Questo sì che è incredibile. Sembra che Pocoyo e Pato siano d'accordo con me. Va bene. Raccontaci la tua avventura, Pocoyo. Hai fatto un viaggio nello spazio. Hai volato vicino a pianeti incredibili. Un pianeta d'insalata. Fa bene alla salute. E un pianeta alla fragola. Che buono! Sei arrivato fino a un pianeta fatto di torta e caramelle giganti. Sei sicuro, Pocoyo? Sembra che tu ti sia divertito molto. E hai mangiato tutto il pianeta? Sì! Ma veramente? Non penso che gli altri crederanno a questa storia, Pocoyo. E le tue vacanze Ronfotto come sono andate? Tu cosa hai fatto? Beh, si direbbe che queste siano state le vacanze più belle. Le mie più belle. Un momento, perché dovete litigare per le vacanze? La cosa più divertente è condividere le avventure con i propri amici. Anche se quello che raccontate non è esattamente tutto vero. No. Andiamo, Pocoyo. La cosa più bella è che siete di nuovo tutti insieme. Sì! Forza, andate a giocare. Andiamo. Molto bene. Ciao amici. Pato pittore. Buongiorno, Pocoyo. Ciao. Vedo che Ellie ha in mano una specie di vaso. Ma certo, sta facendo un bel dipinto. Un modo un pochino insolito per dipingere. Cos'è stato?
scimmia? Dici che era il verso di una scimmia? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se era davvero il verso di una scimmia? Non è stata una scimmia! No, è Ronfottino! Esatto, non è una scimmia, è Ronfottino! Ma guarda, anche lui sta dipingendo! Bravissimo! Ah, anche Freddy il polipo farà un dipinto. Che cosa dipingerai? Ah, non lo sai ancora, certo. Pato, anche tu ti metterai a dipingere? Forse dipingerai, forse non dipingerai. Ho l'impressione che il nostro pato non ami particolarmente dipingere. Ah, coraggio! Tutti alla mostra di pittura! Ecco Ronfottino con un bel vassoio per il rinfresco. Che buone, deliziose! Sì, ecco lo stupendo quadro di Ellie. E tu che ne pensi, Pocoyo? È bellissimo! Un'opera d'arte! Ah, questo deve essere il dipinto di Ronfottino. Cosa dici, Pocoyo? Non trovi le parole giuste per descrivere questo bel dipinto? Oh sì, certo! Un capolavoro! Pieno di energia! Grande dinamismo! Fermo, fermo Ronfottino! Cerca di non esagerare! Ecco l'opera senza pari di Freddy il polipo! Pocoyo vuole sapere cosa raffigura il tuo dipinto, Fred. Sì, ma certo! Dice che è uno scarabocchio. Ecco il dipinto di Ronfotto. Che ne pensi, Pocoyo? Onesto! Vero! Addormentato! Pato! Finalmente hai deciso anche tu di fare un dipinto! Ce lo fai vedere? Ma caspita, Pato, ma l'hai dipinto tu! Ma ne hai fatti altra! Oh, non ci posso credere! Ne hai altri ancora! Vediamoli! Tu hai dipinto tutti quelli! Non ho parole! Fanne uno adesso per noi! Coraggio, Pato! Qui vogliono tutti vedere il grande pittore all'opera! Dite un po', bambini, vorreste vedere Pato all'opera? Sì! Fai un dipinto, Pato! Non hai gli strumenti adeguati! Nessun problema! Ecco qui una tela bianca tutta per te! Hai sete? Ecco da bere! Coraggio, Pato! Siamo pronti! Stupiscici! Oh, cielo! Pato, non sono opera tua tutti quei quadri, vero? D'accordo, va bene, facciamo così. Innanzitutto direi che dovresti riportare quei dipinti dove li hai presi. Molto bene. Ecco una bella tela bianca. Su, provaci! Ah, d'accordo. Dipingere non è il tuo mestiere. Allora qual è? I fiori! Certo, sono bellissimi! Appunto, perché non li dipingi? No, non c'è nulla di cui aver paura. Ehi, Pocoyo ha disegnato un fiore stupendo!
fatta! Sei riuscito a fare un dipinto, guarda! Ed è un vero e proprio capolavoro! Sono senza parole! E allora, visto che ne valeva la pena? Evviva Pato! Evviva le cose nuove che bisogna provare! Ciao ciao, alla prossima! La casa multicolore. Ciao Ellie! Che cosa fai? Stai dipingendo? Capisco, stai pitturando la casa di rosa. Proprio un bel colore! Sì, 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 certo, molto bello! Già, volevo dire, il colore più bello di tutti i colori del mondo! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! A Ellie manca ancora molto lavoro per finire di pitturare. Forse le servirebbe un po' d'aiuto. Pitturare! Ho come la sensazione che le piacerebbe molto essere aiutata. Pitturare! Ellie, hai fatto una casa molto rosa, ma Ellie, che cosa succede? Ho fatto un bel secchio di pittura rosa. Pato, sembra che a Ellie non piaccia proprio questo colore. Ellie insiste, vuole che pitturi la casa di rosa. No, azzurro! Ellie, Pato ha fatto un tuo ritratto sul muro. Forse non è poi così male usare altri colori. Il tetto rosa, Ellie! Accipicchia, Pocoyo! Oh no, Pato! Ragazzi, forse dovreste... Pitturare!
Calma, ragazzi! Un momento! Se non vi calmate, non risolverete mai il problema! Che disastro! Buona idea, Ellie! Potete dipingere un pezzo a testa! Ah, così è perfetto! È davvero bellissima! Alla prossima! Ehi! Hey, ciao, Pocoyo! Ciao! Un momento, stai per dipingere un quadro! Oh, ma che meraviglia! Ma, Pocoyo, cos'hai in mente di dipingere oggi? Amici! Che idea stupenda! Fare un quadro dei tuoi amici! E chi dipingerai? Non vedi nessuno nei paraggi? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, chi dovrebbe dipingere? Lula! Ottima idea! Sono certo che Lula sarà una modella perfetta! Non ti muovere! Ah, è il colore perfetto per Lula! Non ti muovere! Lula! Lula! Beh, non prendertela, Pocoyo! Puoi sempre dipingere un altro dei tuoi amici! Pocoyo dipinge Ellie! Oh, Ellie! Hai scelto proprio una bella posa per il tuo quadro! Temo che oggi Ellie sia troppo agitata perché tu possa farle il ritratto, Pocoyo. Ma deve esserci qualcun altro che puoi dipingere. Pocoyo dipinge Pato!
Questa sì che è una posa interessante. Ti verrà certo un ritratto straordinario. Oh no! Oh, povero Pato! E dire che ci ha provato a rimanere fermo per te, Pocoyo? Pocoyo? Dove stai andando? Qualcosa non va! Oh, ci sono! Non sei soddisfatto di come sono andate le cose? Ma, Pocoyo, diamo un'occhiata al tuo dipinto! No! Oh, andiamo, Pocoyo! Solo una sbirciatina! No! Forse potete aiutarmi voi, bambini! Chiedete a Pocoyo se ci mostra il dipinto! Se davvero volete vederlo, forse ci accontenterà! Forza! Provate a chiederglielo! Mostraci il quadro, per favore! Oh, è stupendo, Pocoyo! Guardate! L'arancione rappresenta Lula, il rosa Ellie e quella strana forma indica Pato, visto? Visto, Pocoyo? Sei un artista meraviglioso e i tuoi amici sono fortunati ad avere un dipinto così bello. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Cosa stai facendo? Oh, che meraviglia, Pocoyo! Qualcuno sa dirmi cosa sta disegnando Pocoyo? Un pesce! Sta disegnando un pesce! Proprio così! Un pesce! Un pesce verde! E gli è anche venuto molto bene, direi! A cosa stai pensando, Pocoyo? Altro disegno! Ho un'idea. Perché non disegni un bel posto in cui far vivere il pesce? Ciao, Pato! Hai visto cosa disegna Pocoyo? Cosa c'è che non va, Pato? Oh, guardate lì! Qualcuno sa dirmi dove si trova il nostro pesce? È in cielo! Sì! Un pesce in cielo! Che fantasia, Pocoyo! Dubito che Pato abbia mai visto un pesce che vive in cielo. Deve essere un uccello pesce, un uccesce, o un pesce uccello, un pescello. Ah, lasciamo perdere. Adesso cosa pensi di disegnare, Pocoyo? Ah, un bel pesce blu!
È davvero carino, Pocoyo! Oh, e ora chi sarà mai che arriva? Ellie! Credo che Pocoyo voglia farti una sorpresa, Ellie! Ma tu guarda, qualcuno può dirci dove vive questo pesce? Sugli alberi! Beh, anche stavolta hai dimostrato di avere tanta fantasia, Pocoyo. Ma guardate quel pesce! È davvero atletico, vero? Oh cielo! Non credo che Ellie abbia mai visto un pesce che vive nella foresta! Vuoi fare un altro disegno, Pocoyo? Chissà cosa disegnerà stavolta. È proprio divertente. Oh, un fantastico pesce rosso! Mi chiedo dove viva il pesce rosso. Qualcuno sa dirmi dove vive questo bellissimo pesce rosso? Nel mare! Esatto, sotto la superficie del mare. Oh sì, quel disegno mostra i luoghi dove realmente vivono i pesci. Wow! Erbacco! Oh, credo che Pocoyo voglia dirvi che ha fatto questi disegni per voi due, Pato e Ellie. Immagino che questo sia la dimostrazione che ci si diverte un sacco quando si usa la fantasia. E questo cos'è? Un regalo per tutti noi. Oh, grazie, Pocoyo! È stupendo! Evviva Pocoyo e i suoi bellissimi disegni! Ciao ciao, alla prossima! Ah, ecco Pocoyo! Ciao! Ciao! Oh, che bei giocattoli! E che bei colori hanno! Che c'è, Pocoyo? Hai visto qualcosa? Caspita, cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante! Bottoni! Sì, hai ragione! Prova! Schiaccia un bottone, vediamo cosa succede! Ma tu guarda, il trenino è diventato rosso! Guarda ancora! Cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Schiaccia i bottoni! Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo.
È proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose. Incredibile! Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Sì! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato! Oh! Oh! Oh cielo! Oops! Oh caspiterina, stai attento, Pocoyo! 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 Ti diverte cambiare i colori? Sì, e credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Non vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore? Forza, Pocoyo! Fai qualche tentativo! Iniziamo! Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Esatto! Pato è giallo! Sì! Vediamo chi c'è ancora! Oh, sì, certo, Ellie! Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? No! Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa! Naturalmente! Dovremmo aver finito! Che c'è, Pato? Cos'hai che non va? Oh cielo, il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato! Lo vedi, Pocoyo? Bravo, Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva, Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Chiamami! Ciao, Pato! Oh, scusami, scusami tanto. Vuoi un po' di pace e tranquillità, vero? Va bene, io mi occupo di... Oh, va bene, va bene. Tranquillità, ho capito, certo. Ah, un
telefono nuovo! Che bello! Lo sai usare? La prima cosa da fare è scegliere una bella suoneria. Sembrerebbe contagiosa, eh? E a quanto pare tu non sei l'unico a cui piace questa suoneria, Pato. Sembra una festa! È finita. Così ora sei di nuovo solo. Una passeggiata tranquilla da solo. Ellie ti sta chiamando! Ellie ti ha chiamato perché vuole riascoltare la tua suoneria. E come darle torto? È Pocoyo. Sicuramente la vuole riascoltare anche lui. Andiamo, Pato, torna indietro. La tua suoneria piace proprio a tutti. Hai messo il telefono in modalità vibrazione, così nessuno ti darà più fastidio. Non è una brutta idea. Guarda, ci sono tutti i tuoi amici. Perché non lasci il telefono e non vai da loro? Pato, il telefono. Non ti sta chiamando nessuno. Che strano. Ancora nessuna chiamata. E allora da dove viene questo ronzio? Ah, è Ronfotto che russa! È stato un falso allarme. Mi dispiace, Pato, la torta è finita. Però sono rimaste un sacco di carotine. Pato, a cosa stai giocando? Sembra che tu ti stia divertendo molto, ma non ti divertiresti di più giocando con i tuoi amici? Pato, non lo buttare! Pulpo ha bisogno del tuo telefono. Non ti dispiace prestarglielo, vero? Fantastico! Ha ordinato una pizza! Ellie ha inviato un messaggio a tutti! Ed ecco la suoneria contagiosa! Che bello, Pato! Musica e pizza!
È così che ci si diverte! Ciao, amici! Hi, Pocoyo! Hi! What are those things? Paintbrush! Palette! Oh, I see! You're painting! What a beautiful painting! Hi, Ellie! What are you doing? You're taking pictures! Terrific! Hello, baby bird and caterpillar. What are you doing? You're making a sculpture. Wonderful. And now, a quiet moment with Sleepy Bird. Hello, Pocoyo. A camera? A paintbrush? Now, Pocoyo. Palette. Bye. Well, good night. Hello, Pato. Look, it's a museum. Can you tell Pato what that is? A sculpture! Right, a sculpture. You don't like it? Oh dear. Can you tell Pato what that is? A painting! It's Pocoyo's painting! Painting! You don't like the painting? Can you tell Pato what those are? Pictures! Pictures. You don't like the sculpture, the painting, or the pictures? Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a kangaroo! A kangaroo. Pato, I think you hurt your friend's feelings. Well, maybe you can show them how to do it.
What's that you say, Pato? It's too difficult? Ellie says your painting is wonderful, Pato. You're all talented! Hooray! Show. Today's color is blue. Everyone look for something blue. Something blue. Let's see what you can find. Let's see your pictures. A blue pencil. A blue balloon. And a blue backpack. Good! Keep searching for blue things. A blue door. Perfect. A blue racket. Excellent. And this, do you know what it is? Very good! Hooray for blue! Hi, Pocoyo! Hi! A camera. You know what a camera is, right? Was the flash. Flash? Yes, the flash. Do you know what that is, Pocoyo? Picture. A picture. That's right. Oh, you're taking more pictures. A flower. Wonderful. Pocoyo's fairy tale. Hello, Pocoyo. What's that? Story! Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, there was an ant and a dinosaur. They both had lovely balloons. They were so happy. But then, the dinosaur's balloon popped. He was very sad. He cried. But the ant got the dinosaur a new balloon. The dinosaur was so happy, he smiled. But then the balloon deflated. He was sad again. He cried. But the ant gave him his balloon. The dinosaur was happy. He smiled. But now the ant didn't have a balloon. He was sad. But the dinosaur got him another balloon. And then they were both happy. The end. Hello, Pato.
A doll. Oh, can you tell Pato what that is? A camera, it's a camera. Right. Camera. Ooh. Can you tell Ellie what that bright light is? The flash. Camera flash. Yes, it's the flash. Bye. Shape shuffle. A rectangle. Rectangle. A diamond. Diamond. An oval. Oval. Rectangle, diamond, oval. Oh, what's this, Pocoyo? Fan. I see a fan. And you've made it with rectangles, diamonds, and ovals. Wonderful. Oh, a kite. Kite. Can you tell me the names of the shapes? Rectangles. And these? And these? Ovals. Rectangle, diamond, oval. Pocoyo, it wasn't very nice to take those pictures. They were funny to you, but they made Pato and Ellie feel bad. Pictures! Oh my, those are very funny faces. Now that's funny. Hilarious. Hooray for pictures of funny faces. Wheel of Colors. Welcome to the show. Today's color is green. Everyone, look for something green. Something green. What can you find? All right, let's see your pictures. A green pencil. A green balloon. And a green block. Good! Keep searching for green things. A green apple. Perfect. A green chair. Excellent. And this, do you know what it is? A Martian brother! A Martian brother! Right, and he's green. Hooray for green! Hello, Ellie. What's that? A computer. Show us. The screen. Okay. And the keyboard. Very good. And a mouse.
Ellie is busy, Pocoyo. She's playing a video game. And now, a quiet moment with Sleepy Bird. Hello, Pocoyo. A desk? A chair? Pocoyo, Ellie's playing with her computer. Computer! Can you tell Pocoyo what that is? Screen! Screen! Right, the screen. What's that? The keyboard! Keyboard! And what's that? The mouse! It's the mouse! Mouse! Oh dear. I think Ellie wants to play her video game now, Pocoyo. I think you're going to have to wait, Pocoyo. Number menu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 7 mushrooms. Very good. 7 mushrooms! Oh dear. Well, how about 7 strawberries instead? Seven strawberries. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 7 hearts. That's it, 7. You've won! Wow! Fantastic! Yes, Ellie. Pocoyo would like to play with you. Pocoyo, Ellie is ready to play now. Yay! It's fun to play by yourself, but it's also fun to play with friends. Yippee! You sit at the desk. Desk.
when you want to play a game. A game on your computer. Computer! This is our computer. Computer. This is our computer. Computer. This is our computer. This is our computer. Computer. This is our computer. Computer! Computer. You see things on the screen. You tap letters on the keyboard. You control it with the mouse. This is our computer. Computer. Hello, Pato. A paintbrush. You're painting. Great. Pocoyo has crayons. And you, Ellie? A pencil. Terrific. Fruit. Ah, I see. You're painting a still life. Wonderful. Hello, baby bird. Can you tell baby bird what Ellie is holding? A pencil. That's right. A pencil. Ellie is drawing with a pencil. And what's that? Right. Pato has a paintbrush. And Pocoyo? What does he have? Crayon! He has a crayon! Very good. Pocoyo has a crayon. Baby bird wants to be in the picture. Beautiful. The Martian Brothers Show! Notebook. Notebook. It's a notebook. Palette. Five strawberries. One. Good job, Pocoyo. Oh, dear. Hey! What a beautiful drawing, Ellie. Oh, no. Baby bird, it's not nice to eat the still life. It's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, spin! That's it! Spin around!
Everyone spin! Spinning is fun! Fred says, giggle! Come on, let's giggle! That's it! Giggle! Giggling is fun! Fred says, walk! Walk! Everybody walk! Well done! Fred says, that's all! Now, baby bird, it's not that bad. What's this? Look at your friends' pictures. There's one in pencil, a lovely one in crayon, and a beautiful painting done with a paintbrush. It looks as if Baby Bird really likes your pictures. Hooray! Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayon. Can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Wheel of Colors. Welcome to the show. Today's color is... All right, your job is to find something pink. Go! Something pink. All right, let's see your pictures. A pink ball. A pink box. And a pink flower. Good job! Now keep looking. A pink door. Perfect. A pink glass. Beautiful. And this, do you know what it is? A pink alien! Right! A pink alien. Hooray for pink! Wheel of Colors! Welcome to the show! Today's color is... orange! Everyone look for something orange. Something orange. What can you find? All right, let's see your pictures. An orange tent. An orange flag. An orange block. Good. Keep searching for orange things. A carrot. Yes, it's orange. An orange key. Excellent. And this, do you know what it is? An orange alien. An orange alien. Very good. Hooray for orange. Hello, Pocoyo.
Ah, building blocks. How nice. What's this? Friend! You've made some new friends? And they're so colourful. There's a blue one, and a yellow one, and a green one, and a red one. Friends! Wait, Pato, wait! I see. You're going to show Pato. Friends? Where did they go? Professor Pato. Hello, friends. Welcome to another lesson with Professor Pato. Professor Pato says that when there's sun and rain, something wonderful appears. A rainbow. How lovely. Rainbow. Well done, Caterpillar. Baby bird, can you tell us what that's called? Can you help baby bird? Rainbow! It's a rainbow. Hmm. It looks as if the angry alien has something he wants to say. Wonderful! Now we've all learned about rainbows. Lesson approved by Professor Potter. Friend! Friend? Still haven't found your friends, Pocoyo? There's one! He's right there! Can you tell Pocoyo what colour to look for? Yellow! Yellow one! Yellow! There's one! What colour is that one? Blue! It's blue! Now what colour? Green! The green one! Now what colour should Pocoyo look for? Red! The red one! Bye, buddy! Number menu! Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. One orange. Very good. One orange! Oh dear. Well, how about one slice of watermelon instead? One slice of watermelon. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? One heart. That's it, one. Look, Pato. These are Pocoyo's new friends. Daddy! Red! Green! Yellow! Blue! Wonderful! What
colorful friends you have, Pocoyo. Red, blue, yellow, green. Color, you got the colors. Red, blue, yellow, green. Red, blue, yellow, green. Wheel of Colors. Welcome to the show. Today's color is yellow. Everyone, look for something yellow. Let's go. Yellow. Something yellow. Let's see your pictures. A rubber duck. A lemon. And a watering can. Good! Keep searching for yellow things. A yellow flower. Perfect. A yellow bus. Excellent. And this, do you know what this is? It's Caterpillar! Yes! And she's yellow. Hooray for yellow! Wheel of Colors. Welcome to the show. Here we go. And today's color is purple. All right, let's all look for something purple. Go. Something purple. All right, let's see your pictures. A purple ball. A purple umbrella. And a purple cup. Good job! Now keep looking for purple things. A purple car. Perfect. A purple aubergine. Beautiful. And this, do you know what it is? Purple alien. Hooray for purple! Hello, Ellie. Oh, look. Ellie has some very nice shoes. Hi, Pato. And Pato has a stylish hat and a bow tie. Wonderful! Oh, hello, Pocoyo. Wow, those are some trousers. Oh, I see. Our friends are playing dress-up. What fun! The Martian Brothers Show!
sunglasses. Ribbon. Ribbon, it's a ribbon. Hello, Caterpillar. Can you tell Caterpillar what Ellie is wearing? Shoes. Can you tell Caterpillar what Pato is wearing? A hat and a bow tie. Can you tell Caterpillar what Pocoyo is wearing? Trousers. It seems Caterpillar wants to play dress up too. Oh my, that shoe is too big. That hat is too big too. Oh dear, and the trousers. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a frog! Frog! Very good! A frog! Poor Caterpillar can't play dress-up. What's that, Ellie? You say Caterpillar can wear Pato's bow tie? Oh, Caterpillar! What a lovely ribbon! Ribbon.
Wheel of Colors. Welcome to the show. Today's color is white. Everyone look for something white. Something white. What can you find? All right, let's see your pictures. A white mushroom. A white cup. A white plate. Good! Keep searching for white things. A computer. Yes, it's white. A white pillow. Excellent. And this? Do you know what it is? A white bear! A white bear. Very good. Hooray for white! Wheel of Colors. Welcome to the show. Today's color is black. Everyone look for something black. Something black. What can you find? All right, let's see your pictures. Black sunglasses. A black phone. And a blackboard. Good! Keep searching for black things. A black hat. Perfect. A black suitcase. Excellent. And this, do you know what it is? A black ant. Very good. Hooray for black. Hi, Ellie. What's that? Oh, a new doll. It's beautiful. It's Pato and Pocoyo. They're painting. Ellie says you should paint her doll. It's perfect. It has a nose, eyes, two eyes, ears, two ears, and a mouth. Okay, time to paint. The Martian Brothers Show. Pencil. Crayons. Crayons, 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 crayons. Crayons! These are crayons! Paintbrush. It's a paintbrush.
Okay, Ellie wants to see your paintings. Can you tell me what that is? It's a nose! A nose, right. Can you tell me what those are? Eyes! Two eyes! Eyes. Poor Ellie. Can you tell me what that is? A mouth! Good, a mouth. What are those? Ears! Two ears. Ears. Ellie doesn't look very happy. Wheel of Colors! Welcome to the show! Today's color is... brown! Something brown. What can you find? All right! Let's see your pictures. A brown chest. A brown paintbrush. A brown door. Good! Keep searching for brown things. A brown suitcase. Perfect. A brown chair. Excellent. And this, do you know what it is? A brown teddy bear. Very good. Hooray for brown. Poor Ellie. Oh, you're going to try again. What's this? It's a big painting of your doll. I love you. Wonderful! If we have just a pair of eyes, it's not a face. If we have just a pair of ears, it's not a face. If we have just a giant nose, it's not a face. If we have just a giant mouth, it's not a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. Wheel of Colors. Welcome to the show. Today's color is... red! Everyone look for something red. Something red. Let's see what you can find. All right, let's see your pictures. A red cube. A red ball.
A red flower! Good. Keep searching for red things. A red apple. Perfect. A little red car. Excellent. And this? Do you know what it is? Fred! Very good. He's red. Hooray for red!